Giorgi? Si inseriscono e che nell'intenzione nostra gli organizzatori desiderano proseguire e ricollegarsi ad una tradizione che Tarcento dalla fine degli anni Ottanta aveva cominciato a maturare per quanto riguarda il jazz. L'iniziativa, il famoso contatto jazz organizzato, che qualcuno senz'altro ricorderà, attorno all'87, 88, 89, la memoria adesso forse un po' mi tradisce, che peraltro aveva visto a Tarcento personaggi del calibro di Archie Shepp, di Chet Baker, di Jerry Mulligan, e con una stagione particolarmente felice. Il rapporto tra Tarcento e il jazz ha avuto per la verità fasi alterne, come succede nelle cose che si organizzano su base essenzialmente di volontariato, però era di nuovo risorto con concerti importanti verso la fine degli anni 90. Ricordavamo tra amici adesso Enrico Rava, tanto per fare un nome che non è proprio un nome qualsiasi. Io personalmente ricordo una bellissima serata alle scuole medie con Tony Scott, ad esempio, alcuni anni dopo, credo, se non ricordo male, attorno alla metà degli anni 2000, e a propria volta Ibrida aveva fatto almeno due edizioni, mi pare, sempre attorno al 2004-2005, con un contesto anche, come si dice adesso, multimediale. Insomma, stasera cerchiamo di riprendere questo discorso del jazz che ha questo legame affettivo. Ecco, ringrazio, lascio la parola a nome di Ibrida ad Alessandro per presentarci in maniera un po' più tecnica il concerto di stasera. Grazie. Bene, welcome a tutti quanti, ringraziamo il comune per aver allestito questa splendida cornice pedana per ospitare il Tarcento Jazz Festival. Il festival si realizza grazie al contributo della regione e Ibrida è molto onorata, assieme al CIT, di riportare musica libera qui a Tarcento. È free jazz, quindi una proposta sempre audace, sempre stimolante per riportare un po' di musica in questa cittadina che ci ha visti già protagonisti anni or sono. La storia si ripete, il jazz va e viene, tutti quanti siamo sempre golosi di musica, e questa sera iniziamo con Drasler Karlovec Trio dalla Slovenia e Micro Collective da Wrocław in Polonia. Domani appunto continuiamo ancora con musica invece dall'Italia, la bussola va dritta a sud, dalla Sicilia gli Assassins, che hanno comunque un membro Furlan che ha dato il nome al gruppo. Alla tromba ci sarà Flavio Zanuttini, Francesco Cusa, e poi ancora i Mombu invece romani, ancora jazz, e domenica sera gran finale con Evan Parker, Chris Corsano e John McPhee e gli Aghe Klopp, è formazione anch'essa locale, quindi musicisti che vivono qui attorno. Tutti quanti sono i benvenuti, accomodatevi, l'ingresso è libero, alla fine ci sarà anche una bicchierata con i vini di Andrea Rizzo, vini dello Gnomo, Feudo dei Gelfi. Bene, a tutti quanti buona serata e buon concerto. I'm gonna go get some more.
Thank you.
I'm